nell'89, ok, l'Italia, la Troppa Azzurra, hanno prodotto questa cosa chiamata Aquile, che era una serie letteralmente ispirata a Top Gun, girata dalla Troppa Azzurra. Oddio. Con personaggi, cioè il protagonista è Lorenzo Flaherty, che non so se vi ricordate chi era, è quello dei Riss, ok, attore incredibile, e niente, e che fa? Niente, una serie molto anni 80, comunque andate a dare un'occhiata, pazzesca, e niente, dicevo, raccontava praticamente la vita dell'aeronautica dall'interno, quindi gli amori, Laura Pausini, esatto, Laura Pausini, pazzesca, anche lei. Buongiorno! Buongiorno, benvenuti. Allora, prima di iniziare, allora, questa puntata è dedicata all'aeronautica militare per il ciclo Caffè Design contro lo Stato, di cui farò un logo un giorno, che spero ci venga. O fatelo voi. O fatelo voi, non è un problema. Prima un logo che... da contestare. Cioè, sì. Tutti quanti devono contestare le entry di tutti quanti. Pazzesco, pazzesco. Benissimo. Prima di iniziare la puntata volevo ricordarvi che sono usciti ufficialmente, definitivamente, per tutti quanti, perché abbiamo fatto il preview, il lancio per i nostri Patreon, adesso sono disponibili per tutti quanti i nostri Lineard e in realtà anche il nostro sticker pack. Nanni, fai vedere, 7 stickerazzi incredibili, finalmente, dopo 5 anni che esistiamo. Tutta la nostra raccolta, tutta la nostra mega raccolta di sempre, praticamente. Benissimo, benissimo. Questo Lineard potete fare qualsiasi cosa che vi piaccia fare, trascinare cose, trasportare cose, mettere dei bambini anche appesi e testato per farlo. Non è vero, non potete farlo. Hai già spiegato giù nel tuo reel? No. Se vuoi dire che questo episodio uscirà dopo il mio reel, sì, no, assolutamente. Non l'ho fatto. Non lo sappiamo. Lo farò, non lo sappiamo. Comunque, vedete, Gianlu, guarda, prova a zoomare, ha un motivo tutto pazzerello che Giuliano poi vi racconterà molto, molto. Ricordiamo che il telefono non è incluso e non è inclusa nemmeno la cover. La cover non hanno ancora, poi vi consigliamo di prenderla magari una apposta per fare queste cose, ma sono sicuro che ce la farete su Amazon da soli. Bene, perfetto, partiamo con questo spagnolo episodio, anche perché c'è molto da dire, ve lo dico in anteprima. Parliamo appunto di aeronautica militare, perché ne parliamo giusto adesso? Perché in realtà quest'anno si stanno festeggiando in questi giorni per tutto l'anno il centenario dell'aeronautica, quindi ci sono una fiotta di cose che stanno succedendo e niente, noi chiaramente lo analizzeremo dal punto di vista design. Voglio mettere subito una mano avanti perché, visto gli episodi che abbiamo fatto prima su poste, sull'esercito, eccetera, ragazzi, noi probabilmente diremo delle castronerie legate alla... al lavoro, cioè a quello che effettivamente fa magari un militare, queste cose qui. Non è il nostro, noi ci limitiamo a commentare quello che vediamo, che d'altronde è anche lo scopo, no? È una comunicazione pubblica, non è una comunicazione specifica da militari per militari. Certo. Quindi possiamo, ci sentiamo in diritto di commentare con gli occhi di chi non sa. Esatto, da fruitori. Mm-hmm. Quindi se siete militari o se conoscete cose che abbiamo detto puttana, ditelo nei commenti con tranquillità, senza dire merda, non ho capito un cazzo. Anche perché l'altra volta a Napoli ci hanno fermato i poliziotti, hanno detto voi siete quelli della puntata dei poliziotti, e ci hanno fatto la multa. E ci hanno fatto la multa, perché, giustamente. Va bene, partiamo partendo proprio dal centenario, ok? Quindi, centenario dell'aeronautica militare. Andiamo sul sito e dobbiamo subito, è stato sviluppato un'entità apposta per l'aeronautica, che è questa qua. Che ne pensate, ragazzi? Bellissimo, fatto bene, onestamente, bello, bravi. Bellissimo, vi piace? Super bello. Dinamico, ci sono le cose concentriche, sembra un po' tipo tema spazio. Giustamente, perché l'aeronautica militare, per l'appunto, questa è la mia castoneria che dico, si occupa di entrambe le cose, quindi sia dello spazio che dello spazio aereo, quindi da cielo in su. Verso l'infinito e oltre, fondamentalmente. Poi guarda, c'è anche questa bandiera italiana che di solito non è facile fare. Ok, vero. Anzi, vero. Di solito quando inserisco la bandiera italiana è una bandiera a cerchi. Non male, esatto, è abbastanza futurista come approccio. Come vedete, appunto, c'è 23-23 e poi c'è questo aeroplano che diventa da vecchio aeroplano a jet galattico. Da quello del 1923 con cui hanno iniziato. Esatto. A quello del 2020. Tagline in volo verso il futuro di questo centenario. Questo 100 e mezzo che si intravede, gli zero sono. È bello, è molto bello. Peccato che però questo logo, è stato copiato da quest'altro qui, da Aerolic.it, che a quanto mi hanno detto è uno dei principali magazine di formazione dell'aeronautica. Guardate, ragazzi, a parte gli scherzi, sapete che odio queste cose, però la linea e i due aerei sono gli stessi. Non è vero, non sono gli stessi. Sono gli stessi. Letteralmente gli stessi. Come giustifico questa cosa? Ve lo dico perché in realtà questo logo qui è stato fatto attraverso un bando. Sì,
pubblico, letteralmente lo stesso, non scherziamo. Sì, però ci sono 10.000 elementi in più. Certo, esatto. Solo quel frammento lì è stato preso e rimesso là dentro. A me non c'è niente da dire rispetto a questo, però sappiate che è così. La cosa però che va detta è che questo logo qui è stato sviluppato di fatto da un militare stesso. Quindi è un bando grande, interno. Quindi fenomeno. È bello, è una cosa molto, molto, molto divertente, ci sta. In realtà l'abbiamo visto anche con l'episodio sull'esercito, che tendenzialmente tutte queste attività, anche visive, di grafica, di comunicazione, sono fatti dai militari stessi. Però secondo me sono militari che si occupano di comunicazione, cioè non è che è un militare, cioè se è un militare che magari fa il lavora nella mensa, allora è un fenomeno. perché veramente è fatto bene. Va bene, ok, perfetto. Quindi tanta roba, nel senso, sicuramente ci sarà una sezione, perché mo ti faccio vedere una cosa che aprirà degli spiragli scatenati. Va bene, andiamo avanti. Quindi per il centenario è stata sviluppata anche tutta insieme a identità visiva, insieme a quello che abbiamo appena visto, anche una mascotte incredibile. La mascotte al centenario è questo qui, questo ragazzino qui, si chiama Roger ed è un bambino con le ali di cartone che vola verso il futuro. È chiaramente bardato, cioè vestito come un aviatore degli anni 20 fondamentalmente, ed è la mascotte. Che ne pensate di questa mascotte? Molto bella. Questa illustrazione è orribile, però è orribile. Ma ci sono altre applicazioni di questo video. Adesso la faccio vedere, ma di fatto l'official configurazione è questa qui. Anche questa qua, se non ho capito male, è sempre sviluppata internamente attraverso un coso, attraverso un contest, un bando, ecco. Non mi piace come è ritratto. Sì, però tipo sullo stretto, è difficile fare il video sullo stretto. Può essere. Che ci fanno con questa mascotte? Come dicevi appunto tu, che anticipavi, qualsiasi cosa, perché poi di fatto la mascotte esiste anche realmente in real life. Guardate che qua. È molto bello. Dai, ci sta. C'ha un pene in faccia, raga. Dai, porca miseria. Tanto dei cartoni animali. Molto simpatico. La questione è forse un po' bizzarra quando si fanno queste cose, che io, ma sempre in generale, trovo strano. Metri. Esatto, che è un bambino, ma è tipo gigantesco. Io queste cose non mai capite. Fa un po' impressione. Guarda, che è strabico pure un po'. Vabbè, insomma, apprezziamo anche questa cosa. Cioè, tanta roba, però fa dai, un po' ti paura, ricorda, vicino ai bambini all'aeronautica. È stato fatto anche un pupazzetto, fa parte del merchandising. Un nato è sempre terribile. Non l'hanno drizzato. C'è sempre qualcosa di in questi anni, però non è bello, dai, è carino. Tra l'altro questa cosa mi ha permesso di sbloccare questa cosa qui, si chiama GM, Araldica Militare, ed è fondamentalmente il brand licenziatario di tutti quanti lì, fra i prodotti gadget, ufficiali delle forze armate. Hanno anche Surgelati, se non sbaglio. Il logo di Surgelati, dici? Cioè, sembra un'azienda un po' sì. Tra l'altro, io spero che faranno quel giubbino. Quale giubbino? Il giubbino d'aviatore? Questa medaglia qui, la questa medaglia qua, guardate quanto è incazzata. Quanto è grossa all'altro? È un piatto praticamente. Volevo far vedere per la mascotte proprio anche l'astuccetto, un po' Gucci, che è stato fatto qua. Comunque, intelligente, è molto carino come è stato utilizzato poi la parte di logo dei cerchi concentrici, che diventano quasi una specie di mirino per creare questo pattern. Non è proprio fichissimo, però comunque è un'applicazione che trovo tutto sommato intelligente. Bellissimo. E apprezza il fatto che si sarà fatta anche il retro del ragazzo. Di Roger, di questa cosa. Non male. Vabbè, tanto. Che serve a metterlo di dietro? Non lo so. Sono due Roger che si incontrano. Questi. Cosa ma perché sto vedendo? Ti dà l'idea che gioca, no? Che sta correndo, sta ellitticando intorno. Va bene, molto bene. Tra le altre cose straordinarie venute fuori dal centenario. Ci sono stati fatti degli spot che appunto annunciavano l'inizio di questa manifestazione, perché come dicevo prima ci sono eventi tutto l'anno in corso in giro per l'Italia. Gli spot sono fondamentalmente tre e raccontano proprio della mascotte che abbiamo visto prima, di questo Roger. E la cosa molto carina e interessante è proprio questa cosa qui, che c'è una storia continua che va è stata lanciata con questi video qua e prosegue poi in tutti quanti il merchandising. Allora, vi racconto gli spot, perché sono tre fondamentalmente, sono in sequenza. Si racconta la storia di questo bambino che si chiama Roger. Roger come? Come Roger, la R. Bravissimo. R perché, di Roger. Esatto, la mamma nel primo spot non capisce questa cosa. Guardate qua, Ricca, questa ti piacerà tantissimo. Il cameo di questo video è Roberto Ciufoli della premiata ditta. Ti ricordi la ditta? Con si Pino in sé. Guarda, no, adesso si vede, guarda. Eccolo qui, Robertone Ciufoli, che fa il cameazzo. In questo caso è il portiere di quando ero bambino. Comunque, il video va avanti, insomma. E la cosa bella è che sono tre spot che raccontano proprio la vita di questo bambino. Da bambino sognava di fare l'aviatore, si mette sulla bicicletta e corre via cercando di prendere il volo con questa idea di cartone. Andando avanti, nel secondo video, lui è un adolescente, quindi pare che sia già iscritto all'aeronautica in qualche modo.
moto, fa vedi in bicicletta. Beh, Javieto, cioè, è la tenuta da aeronautica a 30 anni. Va ancora in bici e continua a fare questa cosa. Sì, Tufoli fa il barista nel secondo video, quindi il cameo frequente che gli dà la colazione al volo, quindi lui poi si vede che arriva tipo Top Gun. Ma lui è proprio Top Gun in questo. Lui è letteralmente Top Gun, letteralmente lui, e vedi, partecipa alle attività, è proprio scatenato, è militarissimo. Nel terzo video, e qua proprio si supera ogni tipo di fantasia, Ciufoli è il papà di una bambina, che va a un museo dove lui il signore col giubbotto aviatore è Roger, sì, tipo Dark. E niente, è la bambina che vuole fare l'aviatrice, vuole fare l'aeronautica. È sua figlia. Che non lo so chi è. Questo punto, incontra l'avatar e lo tocca e lo porta nel mondo. Bellissimo. È una cosa tipo Christopher Nolan l'ha diretto questo video. Comunque, grande Ciufoli. Alla fine, questa sequenza di spot si chiude con un momento veramente alla Dark, tipo Netflix, dove i due, cioè, ci sono tutti quante le generazioni di Roger. Ecco qua, finisce con questa scena pazzesca e dice in volo verso il futuro delle generazioni, spazio, poi supernova. Posso dire che lo trovo molto carino. È un lavoro creativo interessante, nulla da dire su questo. Creativo interessante, cioè, il lavoro creativo magari è quello meno, però è prodotto bene, è fatto bene, hanno dato una libertà di scrittura secondo me non indifferente. Onestamente, a me piace. Roberto, cioè, Ciufoli, a me queste cose qua a me non piacciono. Non ti piacciono? Quando sono troppo trash. Articolate, no? Dai, quando inserisci, cioè, quando in uno script c'è una certa, c'è un ologramma live. Ah, vabbè, sì, volevano fare nel futuro, tipo, no? Perché vuol dire che anche tra 100 anni l'aeronautica ci sarà sempre. Questa cosa dove è uscita? No, sui canali, penso, cioè su YouTube, si trova ovunque in realtà. Su YouTube lo trovate in tre pezzi diversi, su questo qui su Vimeo c'era tutto quanto la sequenza insieme. Vabbè. E la cosa che volevo dirti prima, e che poi ho scoperto scavando, è che chi si occupa di questi spot, c'è proprio una parte dell'aeronautica che si chiama Troupe Azzurra, che è delegata letteralmente alla produzione dei contenuti. L'avevamo detto anche durante la puntata dell'esercito, va detto che queste tipo, quelle, dice, i militari sono bravissimi a fare contenuti. Cioè, avevano tipo quelle cose là. Poi, al di là di queste cose, sono un po' più creativi. Ma tipo stronate, aerei pazzi che fanno bellissimo. E la cosa interessante è che appunto c'è questa troupe che si adopera esattamente da sempre, tipo dalla prima guerra mondiale, che ha il compito di andare tra i cieli e fare le riprese. Loro hanno un logo? Loro non credo abbiano un logo, sinceramente non mi pare di averlo beccato. Perché altrimenti li criticherebbero. Si chiama Troupe Azzurra. Comunque è una robetta, niente male. Troupe Azzurra all'attacco. Tra le cose bellissime che la Troupe Azzurra ha fatto nella storia, questa è una cosa che, ragazzi, ve la dico, e tenetevela per quando in una cena non saprete che dire. Perché è una cosa, un momento incredibile. Nell'89, ok, l'Italia, la Troupe Azzurra, hanno prodotto questa cosa chiamata Aquile, che era una serie letteralmente ispirata a Top Gun, girata dalla Troupe Azzurra. Oddio. Con personaggi, cioè il protagonista è Lorenzo Flaherty, che non so se vi ricordate chi era, quello dei Riss, ok, attore incredibile. E niente, e che fa? Vedete, una serie con una sigla pazzesca, tra l'altro. Molto anni 80, comunque andate a dare un'occhiata, pazzesca. E niente, come dicevo, raccontava praticamente la vita dell'aeronautica dall'interno, quindi gli amori. Laura Pausini, esatto, Laura Pausini, pazzesca. Anche lei, troupe. Incredibile. Incredibile. Motivo? Bello, motivo. Però, cioè, una serie così bella italiana. Questa animata mi sembra fatta molto bene, però. Sì, certo, vabbè, sì, insomma. Tipo l'A-Team. Sì, cioè, non è che sembra trash, non è che sembra di scarsa qualità, sembra è un'americanatina così, però appunto, l'obiettivo era, secondo quanto è emerso, voler dare appunto un aspetto più umano alla forza all'aeronautica. Comunque questi sono i tempi di Top Gun, quindi era molto in hype questa cosa del cielo, degli aerei, jet, la tecnologia, queste cose qua. Comunque l'aeronautica militare è tra le più all'avanguardia da sempre, potenzialmente. Beh, quindi questa cosa serviva un po' a raccontare un po' la vita di tutti i giorni, i protettori dei cieli. Sì, tipo, infatti qua si parla di amore, di relazioni. Ho visto, ragazzi, se vi va, andate a scavare, ci sono delle scene incredibili da soap opera con Top Gun che corrono, va. Comunque, raga, sta roba qua a livello sociale è sempre importante. Cioè, se tu credi e ti guardi una serie su un settore più verticale,
effettivamente ti può appassionare. Ah, no, magari sì, sì. Cresci e pensi di poter diventare, cioè di voler diventare un pilota. È vero, cioè nel senso, qua si dipende un po' con la cosa che abbiamo detto l'altra volta, se è giusto o meno fare propaganda, tra virgolette, verso queste cose, però forse sì, nel senso che forse ci sta avere questo genere di... Ma allora così, fa la modella praticamente in questa serie, è incredibile. No, è nei 10 anni, siccome è di Carabinieri su Canale 5, siccome c'è stato Infatti gli anni 2000 c'era un appalletto di Distretto Polizia, tutti i tipi di corpi armati. Dai, ci sta. Bello, comunque è una torta di propaganda. Anche Don Matteo, no? Che... Sì. Fa il prete, dei criminali, criminologo. Boom dei preti. Tutti a Gubbio. Ma per tutte queste cose comunque interessanti, socialmente utili eccetera, ci sono anche contenuti più recenti. Questo qua vi faccio vedere adesso, ce l'avete mandato in tantissimi su Instagram, perché è uno di quei reel che penso sia andato virale, per motivi che adesso vedremo, che ha a che fare con l'aeronautica. Ecco qua, adesso ve lo metto e lo ascoltiamo un attimo insieme, tanto trovo un secondo, pochissimo. Allora, guarda, scena. Sai che è uscito il bando per entrare alla scuola Giulio 2? Ah, davvero? Lo dovevo dire a mio fratello, okay. Voleva provare. Io l'ho detto a mia sorella, non è che hai qualche consiglio da darle? Allora, sicuramente in primis deve leggere bene il bando, poi si deve preparare da un punto di vista culturale alle prove che ci saranno e poi deve prepararsi fisicamente alle prove sportive. Speriamo che passi, anche perché la scuola è veramente bella, okay. Io la consiglio e la rifarei assolutamente. Sì, anche io. E tu? Benissimo, allora lui bravo, lei è molto... Ma che lui bravo, allora, che io poi lui voglio. Ha un fratello e lei è una sorella. Vabbè, questa è l'Italia, è molto allora sì, no, io non voglio contestare il fatto, perché anche questa cosa è, ci sta che mettano proprio loro, i ragazzi che fanno l'accademia, a fare questi contenuti, è divertente, presi dalla strada, è molto divertente, non sono attori professionisti. Io vorrei solo capire un attimo lo script di questo video, ok? Allora vi spiego quello che ho capito io. Questi due fanno la scuola Giulio 2, sì. Ok? Entrambi sono seduti da soli in un'aula, stanno studiando. Lei va da lui e gli dice: mia sorella vuole iscriversi alla scuola che noi stiamo già facendo. Che consigli gli puoi dare? Le puoi dare per iscriversi? Ma perché gli chiede a lui? Non la vedo strana. Ma perché se lei l'ha fatto anche lei il test? Ma perché si stanno confrontando? Lui dice: mio fratello, lei è mia sorella. Così vedono fondamentalmente quali sono i consigli. Ma capisci che è proprio... No, non sapevo come mettere in piedi questa storia. Certo. E ce l'ho messa nella maniera più incriccata possibile. La rottura della quarta parete. Ed esatto. Boom. Comunque Christopher Nolan è un'altra presenza stabile dell'aeronautica. Bellissimo momento. Questo video qui ha tipo 1 milione di views più o meno su Instagram. Ovviamente, immagina tu... E immagino anche il perché. Adoro, straordinario, meraviglioso. Ma se c'è un momento di vera rottura assoluta proprio dell'aeronautica nei confronti della comunicazione e dei media, lo possiamo mettere l'anno scorso. L'anno scorso l'abbiamo raccontato via Stories, mi ricordo. Esce su YouTube dell'aeronautica questo video qui. Ah sì, me lo ricordo. Ed è il lancio di Azzurra. Azzurra è la mascotte dell'aeronautica militare. Cioè è questo personaggio... Simi waifu più o meno, disegnato tipo Dodò del Labbro Azzurro. Che, molto, cioè, in realtà io, come al solito, apprezzo queste cose. Cioè, sono robe interessanti, secondo me. Che succede? Cosa vuoi dire? La cosa è che è tutto di stili diversi. Cioè, allora, lei fa acquerello, dietro c'è Illustrator, poi c'è l'erba. C'è un aereo che passa dietro. Un aereo dietro. Che è invece una foto. Beh, Gumball. Questa è avanguardia. Totale. Allora, poi sì, poi lo fanno gli altri avanguardia. Allora, esatto. No, infatti io voglio dire, la cosa che come al solito apprezzo di questa roba qui, al di là dell'esecuzione, è il fatto di averci pensato, ok? Che scopo aveva Azzurra nel palinsesto dell'aeronautica? Aveva questa rubrica, diciamo così, che doveva raccontare le curiosità dietro l'aeronautica. In questo caso il primo era il seggiolino iniettabile, ok? Come funziona, eccetera, eccetera. La cosa molto buffa è che dopo questo video qui, non è mai stata più ripresa in mano, è sparita completamente. Perché l'avranno criticata a morire, hanno detto: ah no, e li vediamo di eliminare. Ha fatto un bel po' di views. Eliminiamo i problemi e l'hanno eliminato. Beh, ovviamente. E non hanno avuto il modo di reiterare, perché questa è la causa di questa cultura dell'odio. Che uno invece di continuare, magari, sì. E di correggere, di sistemarla, di fare qualcosa di figo, sì. L'hanno eliminata perché hanno detto la gente sta andando di matto, invece di gestire questa merdone, leviamolo e ciao. Allora, pensa quanto è triste quello che bella, il fatto di avere un influencer o comunque una youtuber che racconta il mondo dell'aeronautica è interessante.
ma è troppo rischioso. Cioè, vuol dire che devi definire una personalità. Per essere interessante, un youtuber deve avere una sua personalità. Sì. E nessuno si prende la responsabilità di creare un personaggio strutturato. Cioè. Crossover incredibile. Azzurra che incontra la Venere e fanno cose insieme per il centenario. Perché non succede questa cosa? Non si può fare, non so. Perché non si può costruire. Peccato, perché ti dico, Lanni, contro ogni sorpresa, Azzurra è tornata dopo un anno, restylizzata completamente, diventata proprio una figa atomica. No. Adesso la faccio vedere. No, scherzo, sarà ridisegnata per il centenario. Eccola qua. Cosa? Questa è la nuova Azzurra, super waifu. No, ma è ancora più waifu. È super waifu adesso, è completamente waifu. No, non è vero, almeno ha uno stile coerente. Pazzesca, quindi di fatto sarà parcheggiata per un anno. A me molto peggio. Perché? Mi chiedo, mi sono chiesto una cosa che, cioè, per quale motivo, vabbè, in realtà ci sta. Ma poi muovi gli occhi strani. Adesso l'aeronautica ha praticamente due mascotte in questo momento. Cioè, il ragazzino è questa, che convivono in una specie di Aeronautica Cinematic Universe, fondamentalmente, dove ci sono... Sai che lei è... come si chiama quello di poco? L'ispettore Jenny? La poliziotta Joey. Come si... Jenny era bellissimo, Joey. È Jenny, è vero. L'infermiera Joey e la sbirra Jenny. Benissimo. Bellissimo. Cioè, io lo adoro. Chicchetta così veloce. Questo redesign qui è stato fatto da questo illustratore italiano. Si chiama Andrea Verga, esatto, che a quanto pare ha una... è abbastanza appassionato di militari. È molto bravo, tra l'altro, assolutamente. Wow. E si dedica un sacco. Io non so come sia andata qui, magari lui l'ha proposta e l'hanno accettato il design, però a quanto ho capito, non lo conoscevo sinceramente, ha un particolare interesse verso il mondo dei militari, insomma, dell'arma. Ma è bravissimo. Fa fumetti e cose legate a questo mondo qui. Veramente bravo, figo, cioè interessante. Comunque è un aggancio strano, ecco. C'è tendenzialmente. Un po' di wifi anche qui. Guarda, ecco, guarda il crossover. Pazzo, si incontra. Dai, però è molto bello. Bellissimo. Cioè, pensa che facessero un fumetto dove c'è veramente un racconto. Sì, dai, è figo per i bambini. Però vedi, io preferisco mille volte questo che quel corto che abbiamo visto. Non si capisce. Ah, ok. Beh, è un altro modo di interpretarlo. Comunque, vediamo che ci sono contenuti con la pala qua. Si può creare. È molto bello. Tra l'altro, in uno dei reel, guarda, Breccio, voglio il tuo supporto. In uno dei reel, l'aeronautica lancia e fa vedere l'app fatta apposta per il centenario. Quindi io vorrei già l'usare. Poi la facciamo vedere un attimo al volo, se riusciamo. Abbassa la luminosità, giù. Sì. È un'app fatta apposta appunto per il centenario, che raccoglie tutti quanti gli eventi. Breccia, te l'ho fatto vedere prima. Che cosa ne pensi di quest'app? Dacci un occhio. Secondo me non è cioè, sorprendentemente, è tutto sommato dignitosa, nel senso che raccoglie tutti quanti gli eventi del coso, e ti dirò, puoi mettere anche i biglietti. Sembra un'app tutto sommato fluida, ecco, come dire. L'ho vista prima, guarda, per niente male. In realtà non ha nulla di sbagliato, le proporzioni sono giuste. Poi dite che questi. Avrà fatto, non è che l'ha fatto un militare adesso. Ma chi lo sa, chi può dirlo d'altronde? Ma magari sì, magari ci sono proprio quelli che fanno questo. No, ci sono quelli che fanno questo, magari, no? Bellissimo, bellissimo. Comunque, anche questo è un bel pezzettino. Non me l'aspettavo, sono onesto. Bartos è un po' prevenuto su queste cose. Invece, con la forza di Azzurra è stato possibile questo. Va bene, andiamo ancora un po' avanti. Abbandoniamo un po' il centenario per un secondo e spostiamoci sulla parte più normale. Allora, l'aeronautica militare. I merchandise anche c'hanno un sacco di cose straordinarie che adesso vi faccio vedere. Allora, l'aeronautica militare, vi faccio vedere un attimo il logo, che è questo qua, che è fondamentalmente questo qui, come l'esercito hanno una, anche loro hanno una, lo stemma, insomma, questo qui ufficiale. Questi qua sono questo è quello di Harry Potter, del yoga, esatto, sono le quattro scuole di Harry Potter. No, sono tipo dedicato al Grifondoro, Rosso Rosso e Serpeverde, eccetera. Sono quelle quattro brigate, le quattro squadriglie del cielo della prima guerra mondiale, che hanno avuto un tributo poi su tutto quanto questo sistema qui. Mentre poi in cima capeggia quest'aquila con la corona turrita qua. E poi vi spiego dopo a che serve in che senso, perché poi è il logo ufficioso, cioè ufficiale, mettiamolo così, quello fico, il brand da Lazio per dell'aeronautica, quello un po' slegato dai riti. Comunque il sito, come abbiamo visto anche per quell'esercito, è abbastanza cupo, nel senso che ha questi stilemi un po' pesanti, non so come dirvelo, comunque overlay neri, cose strane che succedono. Ok, allora dal sito, esatto, poi mi sono fatto un passo indietro, no? L'aeronautica militare chiaramente fa capo al Ministero della Difesa.
Quindi c'è il sito del Ministero della Difesa, che è tendenzialmente questo qua. Ok, mo ci sono i festeggiamenti per il 2 giugno on the go. Molto bene. Allora, in fondo al sito della difesa, se internet ce lo consente. E perché il sito della difesa passava per un sito che non era sicuro? Ma come? Allora. Spero sia il tuo Chrome, se no fa davvero ridere. Aiuto. Ecco. Perfetto. A un certo punto ci sono tutti quanti i siti delle forze armate, ok? Adesso non li andrò a rapire tutti, però vi posso garantire che ognuno di questi siti è diverso dall'altro. Mm-hmm. Cioè ognuno di questi siti ha un suo sorta di brand o delle guidelines proprie, ok? O completamente legato, sciolto. Assolutamente. Ecco, la domanda che volevo farvi è questa cosa qua, visto che voi siete uomini di design, no? Questa cosa, secondo voi, a me urta tantissimo, ok? Il fatto che non si possa trovare una quadra a livello di design generica, ok? Per tutte quante le forze armate. Perché la Marina deve avere un sito, brand, diverso da quello dell'aeronautica. Cioè, totalmente diverso. I carabinieri devono avere... La pagina non funziona proprio. deve essere diverso completamente da quello delle altre forze armate. Era una domanda, davvero? Sì. Ma secondo me, cioè, qua non, il problema non è di design, non è progettare un'identità comune a tutte le cose. Qua il problema è di mettere tutte quelle teste ad accettare di avere un'identità comune. Cioè, cosa che non succederà mai, perché la Marina Militare non vuole essere associata. Ma stiamo parlando di un livello comunque di progettazione, di output, quello è il lavoro difficile. Metterli lì tutti quanti in un tavolo, che già è difficile, e farli arrivare a una soluzione comune che vada bene a tutti, che poi dopo nel processo di creazione di questo brand comune siano tutti quanti ingaggiati, tutti quanti presi bene. Però cazzo, non capisco perché non è un pensiero. E poi venga adottato, e poi tutti quanti, ok. Ma fai un sito, un template, lo fanno tutti uguali, e metti gli occhi diversi. Cioè, che sarebbe bellissimo, è più complesso. È facile. Operativamente non è facile. Sarebbe nel mondo più bello in cui ci troviamo che noi. Tutti i loghi collegati creano un logo gigante tipo quello dell'Italia. Che tipo il Megazord d'Italia. No, in realtà poi è buffo perché immagina che tipo tutti la riunione, tutti i design leader di ogni singola forza armata che si incontra al tavolo e fanno gli sprint sulle cose. Beh, sicuramente qualora trovo strano, arrivasse perché? Un nemico comune dovremmo creare la nostra squadra di Avengers in e sicuramente sarà formata e sicuramente dovremmo avere le nostre tuniche. Esatto, tu per tu tutti insieme. Ve lo chiedo perché in realtà poi cercando ho visto che invece la Francia l'ha fatto. Cioè la Francia ha praticamente un design system che è uguale per tutto quanto il governo. Cioè il sito questo sito della difesa, comunque anche il loro logo, perché noi è ce l'abbiamo ed è quello là di Agid. Ho capito, allora perché non si applica? Questi hanno applicato perché lo stanno facendo, gli devi dare tempo, non è facile. Cioè, fatelo, hanno avuto 500 anni per fare. Si può fare, cioè, ma ci vogliono i tempi fisiologici di mettere tutta sta gente. È bellissimo, d'accordo, c'è persino una pagina su Wikipedia, poi quando lo fanno dicono è costato 20 milioni. Guarda, questi hanno per Wikipedia c'è la pagina della carta grafica del governo riguardo la comunicazione francese. Cioè questi qua hanno sviluppato un'entità con la Marianne qui, font tutto lo scritto. La Marianne è quella della rivoluzione francese, insomma, che l'ha fatta rivoluzione, quadro della Croix, sì, se non sbaglio, assolutamente è un font fatto apposta, scusate sono nerdate, però molto bello, che si chiama appunto sempre Marianne. Bah, sono bravi sempre i francesi, però cavolo, cioè tanto questi qua l'hanno fatto in due anni, cioè non è che ci hanno messo 2000 anni, giorni. In due giorni, sì, cioè nel 2020 è partito, ma non sai quando è iniziato. Okay. Okay. Non piace. Beh, comunque no, troppo dettagliato. Vedi, non mi interessa. Vedi poi dopo. Guarda la Marianne, troppo dettagliata. Ma dai, non è vero. Che c'è dietro? Vabbè, ma non voglio parlare del singolo design, voglio parlare del concetto, del fatto di farlo, perché si può fare, è molto figo, certo, è molto interessante. Maledizione. Vabbè, questo è un tenetela lì per una critica, perché è troppo bene per ora. Magari a breve uscirà. Ci abbiamo la nostra Marianne, la nostra Venere. La nostra Venere, prendete quella Venere, centro della nostra identità visiva. Comunque, vabbè, noi l'abbiamo difesa, però più passa il tempo, più quella
la campagna, mamma mia, peggiora. Io spero adesso in un arrivano 3D, arrivano 3D comunque. 3D. Non vediamo l'ora. Vabbè, torniamo sul logo che vi dicevo prima. Ok, allora, qua voglio fare un cenno storico importante che mi piace sempre fare. Allora, questo qua, come dicevo prima, sono i quattro squadroni della prima guerra mondiale che sono distinti, eccetera. Capeggia quest'aquila turrita. Adesso voglio fare una spiegazione che non c'è truccato con l'aeronautica, ma che mi piace sempre fare. Vabbè, vai. Vi sareste chiesti, Nanni, tu lo sai chiesto, mi hai fatto via. Sì. Ma perché? Perché c'è una corona con le torri? Cioè, che significa quella corona con le torri? Tre torri, poi. Ecco, ve lo siete chiesti? No. Dovreste chiederlo. Tre torri, sì, me lo sono chiesto. Ah, non c'è da niente con Milano, assolutamente una sega. Perché la corona di torri, in realtà, è uno dei simboli dell'Italia, ok? Voi che dite di essere italiani, ok? Di fatto, millantate, ma non conoscete la storia del nostro paese straordinaria. Perché l'Italia turrita, di fatto, è una rappresentazione, una specie di raffigurazione umana dell'Italia. Ed è questa persona qua, oddio, ok? Ma ci sono tanti... ne sapevamo nulla? Perché adesso ve lo sto io a spiegare qua. Fondamentalmente... Reggio Calabria. Esatto, ma in tantissime città italiane ci sono rappresentazioni di questa Italia con la corona di torri. Questo perché, vedete, monete, ce ne sono ovunque di ogni tipo di genere. Questo perché chiaramente fa riferimento all'inizio, no, della costruzione delle città e quindi dei comuni. E quindi diciamo che l'idea di avere una corona che capeggiasse sulla testa dell'Italia, che di fatto è una rappresentazione di una donna, appunto, no? Perché l'Italia è una donna? Beh, allora, questo qua, se volete, c'è proprio ripresa da Cesare Ripa, che racconta l'iconografia italiana, racconta appunto di questa figurazione della donna, che tra l'altro non è sempre un po' presa male, no? È l'Italia che un po' così vive tra la bellezza e la sconfitta, un po' questa cosa. Molto bello. E in realtà, poi, costruendo su questo principio, e chiudo questa parentesi pazzesca, vi sarete accorti, in realtà, avete mai fatto caso, che in realtà questo tipo di corona qui capeggia in tantissimi luoghi di comuni. Anche di sull'asse Maz, no, sul denari. Non c'entra niente, assolutamente niente. Questo qua, perché prendi le refes che sono assolutamente niente? Non c'è. Su molti luoghi di comuni, ne prendo uno qua, c'è un po' una pagina Wikipedia apposta, c'è questa corona qui, e di fatto è una, come dire, è una onorificenza che viene data da Presidente della Repubblica alle città italiane che si sono distinte per storia, per cultura, eccetera, eccetera. Quindi tutte? Basta. No, in realtà non tutte. Quindi buona Quale parte... Quale che non ce l'hanno? Che ne so, Nanni. Poi una che c'è non un ce sito, l'ha. C'è un sito dove ci sono quelle che ci sono, poi non Pioltello. So. Pioltello. Pioltello magari non ce l'ha. Cittadino non ce l'ha. Ah, ecco, ve lo dico, cittadino non ce l'ha. Perché? Non si è distinta. Le bombette non sono abbastanza. Non ancora abbastanza. A quanto pare. C'è un sito, ve lo dico, Napoli c'è? Cittalia.it, dove potete vedere tutte le città che sono state insignite. Questo è lo sponsor della puntata. Ovviamente Napoli c'è. Non lo so, Anni, puoi andare a vedere. Sono sicuro. Ce ne sono c'è. Tantissime. Sicuramente. È molto, molto interessante. È un peccato, effettivamente, che questa immagine sia stata. Sia inutilizzata attualmente. Esatto. Comunque non sia. Non siamo riusciti a rimodernare. Per quello dico, capisci? Noi abbiamo tante iconografie, no? Tipo questa qui. Perché poi dici. L'altro volta vedevo un reel che abbiamo fatto tempo fa. Su perché lo stemma della nazione italiana sia la bandiera italiana. Perché non ci mettiamo l'Italia turrita sopra? Tipo così. Beh, nelle torri. Ma sarebbe fantastico. Oppure il font fatto torri. Sì, torre. Sì, turrita. Turrita. Chi può lavorare un fondo? Turrita variable. Bellissimo. Vabbè, questa è una parentesi completamente a caso. Rispondo subito alla domanda di Breccia che ha fatto prima. Quest'aquila, dove la mettiamo prima all'aeronautica, tornando a noi, sullo straordinario store dell'aeronautica militare, che è uno dei brand più potenti dell'esercito. C'è un botto di negozi, però, questo. Sì, questo si vede spessissimo negli aeroporti, cose così. Aeroporti, sì. A pallettoni, ed è sicuramente quello che, insomma... Ed è sicuramente uno stile terribile. E vabbè, so ragazzi, però vedi che bella sneakerina per la comunione di tuo figlio, questa qua. Non conto il tuo gusto. Dang, questa è police. Pilot Car Department. Sì. Police, gas. Pazzesco. Quindi questo qua è l'official store. Davvero centenario, pure qua mille cose incredibili, mille cose straordinarie, ma la parte più bella e più interessante, chiaramente, meno cool di questa cosa qua, è di nuovo da GM Store. Perché non regalare a tuo figlio il kit per colorare l'aeronautica militare da sfoggiare? Vabbè, che sei? Da sfoggiare. Ma sì, ma come? Perché qua su GM l'idea è proprio quella. Cioè, nel senso, prendiamo tutte le cose che possiamo fare, miliardi di gadget, tipo un ombrello, o cose, che qualsiasi cosa possiamo fare. Gadget, mi ha fatto volare la linea scolastica, che ci sono, cioè, lo zaino, tipo, che ho... Sì, di qualsiasi cosa... Perché non... Ecco,
Dimmi, ti ho comprato il quaderno dell'aeronautica militare. Beh, a quadrettoni. Magari, sì, però se tuo padre fa il pilota, lo vuole, lo vuoi far flexare a tuo figlio in classe. Pazzesco. Guarda questa chicca, poi sullo zaino c'è scritto remove before flight, qua c'è la tag. Dai, figo. Boh, sì, figo non lo so, cioè, figlio del figo pilota, anche mio. Figo no. Però è il figlio del pilota. Ma voi ve lo ricordate il brand Lonsdale? Di quella vibe lì, no? Sì. Dai, no, vero, ci dai, però dai, immagina il bambino appassionato di aerei e il padre gli regala lo zaino dell'aeronautica. Non lo so, Nani, sinceramente, questo non riesco. Mi sembra proprio un modo per fare gadget a palettoni, che poi la domanda è sempre la stessa. Ma chi cazzo se li compra? Ma chi se li frega? Quelli che se li comprano. Mi fanno a palletto, guarda qua, l'ottimo evidenziatore, 5 colori dell'aeronautica. Però c'è anche quella a forma di triangolo. Forma di questo è un po' più serio, certo. Vabbè, poi tantissime cose. Sì, sono semplicemente perché si può. Cioè, GM fa queste... Il fiero all'occhiello invece dei super gadget, che non capisco il motivo per cui esistono, dell'aeronautica, è i profumi per sprofumare di cielo. Guarda, io questo lo capisco meno di quelli del totale. Questo qua fa parte della categoria, come l'esercito, diciamo, le patate di olive. Esatto, loro hanno la linea profumi. Uomo e donna, ragazzi. Secondo te, Breccia, di cosa profuma il profumo dell'aeronautica militare? Maschio vero. Di gasolio. In verità di è gasolio. Di sangue e coltelli. No, non è che profuma, è proprio, capito, il combustibile degli aerei. Ah sì, letteralmente. Cioè, non è che è proprio uso. Quello. Quanto è cattiva questa qua, diavoli rossi. Che cattiveria è questa roba, proprio incazzata nera. E insieme a questo abbiamo anche i vini, che ho trovato relativamente a questo. Un bel Brunello di Montalcino. Vini che c'hanno le etichette proprio che fanno schifo. Cioè, tutto il rispetto per chi fa. Cioè, hanno proprio le etichette che dice questo vino è brutto. Magari il signor Bigi ci sta Biagi, non ce l'ho con i vini, però l'etichetta ti suggerisce quello, fondamentalmente. Anche in tutti i nomi delle... Un elicottero sul vino. Sì, esatto. Metterò un elicottero su questo vino, perché no, d'altronde. Pazzesco. Molto bene, quindi anche questa... Manca la torre e mettiamo un'operazione di salvataggio. Letteralmente, dedicata a quella operazione lì. Vino operazione di salvataggio, vino bianco. Vino bianco salvataggio. Ma ci sono anche cose, tutto sommato fighe, a dire la verità, che è tutta la parte di editoria. Ok, mo, tralasciando il bundle cofanetto, dove finalmente potrei avere il tuo pupazzetto con la rivista Aeronauta in questo straordinario cofanetto costosissimo, ci sono alcune cose tipo questi fumetti, come dicevi prima, Nanni, che effettivamente sono molto interessanti, perché comunque raccontano storie, poi appunto di fictional, ok, legate all'aeronautica, però sono cool, cioè nel senso, guardate che disegni pazzeschi, ecco, che visualizzazione è questa di Amazon, non lo so, non ho idea, però effettivamente ah ok, perfetto, molto bene, cioè una roba. Sì, in particolare, cioè interessante che abbiano deciso di fare una cosa, cioè qua io veramente capisco pazzesco. Perché dei gadget posso pure capire, ma Trump perché? Ma perché non vi mettete nei panni di chi lavora lì e gli appassionati effettivamente di aeronautica, di chi è entrato nell'aeronautica perché voleva fare il pilota, del mito del pilota e quindi di lavorare sul mito del pilota e anche dell'aeronautica militare, perché per carità. Non è che per forza uno deve fare il militare per interesse. Ci sono pure i militari che lo fanno per passione, specialmente quelli, secondo me, che hanno a che fare con gli aerei. Ma poi c'è anche il bundle per colorare gli aerei insieme. Questo è quello di Airplane. C'è un cartone animato della DreamWorks. Planes, esatto. Pazzesco, guarda, veramente non c'è spazio. Cioè, veramente sembra Sky veramente is the limit qua, nel caso dei proprio, letteralmente. Di qualsiasi payoff nuovo genere. Totale, qua, un altro fumetto. Fa sempre ridere, la cacca. Allora, molto bene, andiamo verso la fine. Vi faccio, cioè, giusto per mi sembrava doveroso fare un passaggio sul brand principale di aeronautico militare, che sono le facce tricolori. Ok, le facce tricolori sono un po' il fiore all'occhiello dell'Italia. Penso che anche altri stati ce li abbiano, quelli con la bandiera a tre colori, probabilmente anche la Francia ce l'ha. Ed è il corpo. Quelli che spruzzano le chimiche. Io non so che ne pensare, ragazzi, perché io non ho mai capito l'hype rispetto alla è bellissimo, da bambino impazzisci, guarda. Perché c'è di bello? No, ma innanzitutto sono degli aerei, cazzutissimi aerei. Poi la scia, poi è maestosa, fanno rumore, è come sentire una macchina. Non le ho mai viste. È come quando le macchine corrono, perché poi volano bassi.
E ti piace? È tipo quando vedi le macchine che corrono, madonna mia. Cioè, non ho mai capito. Io le paragono agli spettacoli d'acqua e ai fuochi d'artificio. Alle foche. Sì, eppure i fuochi d'artificio a Capodanno ogni anno li fanno. Belli fuochi. Sono belli. Non, come dire, non capisco la bellezza dei fuochi d'artificio. Cioè, sono fuochi d'artificio. No, infatti non lo capisco. Non continuo a capire. Comunque, se siete appassionati... Ma quelli là stanno tipo sul lungomare, vedi quelli là che volano, si intrecciano, fanno le robe. A te che piace questa cosa? Fai giornata coppo lungomare. Sul sito ci sono tutte le coreografie. Vedi? Contatto sotto ci clicchi, dopo c'è il video e puoi vedere tipo la simulazione, le cose, come funziona. Bellissimo, molto divertente. Questo qua mi sembra che sia proprio il 3D. Guarda, guarda, questo è come lo stanno lo studiano loro, forse. Guarda. Partiremo qui, vicino alle Alpi, faremo questa doppia elica U. Ci gireremo. Cioè, lo fai, ti incanti a guardare le rondini che migrano, non perché uno ti fa vedere. Ma esatto, perché non c'è niente di spettacolare. Oppure, secondo me, io non ci riesco a trovare niente di spettacolare, sinceramente. Sapete come si chiamano i singoli aerei? Cioè, i singoli tizi, piloti che guidano gli aerei. Secondo pony. Pony. Sono 10. Comunque è una cosa molto, cioè, 10 pony. Sono 10 e basta. Cioè, la squadra è tipo quella. Ci sono le sostituzioni, però sono 10. Quindi se fa parte della come dovrebbero farci una serie TV? I pony. Ten pony. Bellissimo. Comunque sicuramente, insomma, Non lo so. In realtà non ho nient'altro perché basta, sì, basta così. Grazie per averci raccontato cose di cui non sentivamo minimamente l'esigenza. Sì, probabilmente no, però andava fatto. Tra l'altro è la pattuglia acrobatica, leggo qua. Sì, PAN, le frecce tricolore. Quindi fanno solo quello, fanno l'acrobazia. Fanno solo quello, sono un corpo speciale. Certo, sì, è una cosa, cioè, sei lì, sei un cazzo di pino. Duemila acrobati. Ah, certo, non sei un testato acrobati. Va bene, perfetto, ok, no, basta così. Noi ci vediamo domani, no? Ci vediamo perché c'è Apple, ci vediamo settimana prossima, lunedì. No, settimana prossima, la puntata non uscirà di mattina, uscirà un po' più tardi, così in tempo dopo la conferenza. Per Apple. Per Apple, perfetto. Molto bene, perfetto. Verso le ali, verso il futuro, ci vediamo lunedì prossimo. Compratevi i lanyard, le cose, il link è in descrizione, il figure, tutto il resto. Ciao, grazie, belli, ciao.